Mini recensione tramite donazione Patreon per Edoardo Tosoni, che mi chiede di parlare del film del 2014, Lo straniero della Valle Oscura, di Andreas Prochaska, che quindi ci dirige un western sulle Alpi. Un ottimo film, un bel film del 2014, passato abbastanza inosservato perché comunque non molto commerciale. Siamo quindi sulle Alpi, alla fine del XIX secolo, ed appunto in un paesino, in questa vallata, nel nulla appare quest'uomo, Grader, interpretato alla grande da Sam Riley, che cerca e chiede di essere praticamente ospitato per i 3 mesi dell'inverno. A quel punto viene indirizzato verso la casa della vedova Grader, dove abita insieme a sua figlia Lucy, che si sta per sposare. Dopo una lunga nevicata, comunque uno dei figli del capo del villaggio viene trovato morto, e di qui quindi tutti incominciano a sospettare appunto del nuovo arrivato, ma in realtà c'è un segreto molto più nascosto che il nostro sa in questo paese e nella casa dove vive, e di lì in poi il film, insomma, non mi voglio di tutto perché è un film abbastanza sconosciuto, dove i colpi di scena che pensi arrivino in fondo arrivano a metà, e quindi la prima metà è, diciamo, è più un thriller western, la seconda metà diventa un film catartico, quasi di vendetta in un certo senso, palpitante, con un ritmo sinuoso che non annoia mai, proprio perché il regista riesce a narrare benissimo questa storia, aiutato, come ho detto, dagli attori, sembrati in grandissima parte, aiutato dalle scenografie naturali che sono notevoli, senza contare che anche la musica di Matthias Weber dà veramente un tocco in più al tutto, così come è grandiosa anche la fotografia. Qui fa un lavoro fra freddo e caldo veramente notevole, cerca di raccontare varie storie e lo fa nella seconda parte in maniera forse meno tesa, e questo fa meno presa sugli spettatori, ma per me il film comunque non scivola via, comunque girato in maniera eccellente proprio nel senso narrativo, non ti fa mai uscire dalla storia. In più, come ho detto, il modo in cui è utilizzato i mezzi cinematografici è ottimo, quindi per me è un film di quelli degli anni 2000 veramente da ricordare, perché nel suo classicismo della storia, cioè un uomo che va in un paese che sa più di quello che crede di dici di sapere, che sa anche dei segreti nascosti che non dovrebbe sapere, insomma, un'altra volta un film che in realtà parte in maniera thriller, quasi cicocchiana attraverso questa visione western, però europea, insomma, un film molto particolare, uno di quelli che vi consiglio di dargli un'occhiata, se l'avete visto, perché è un film molto bello. E qui sotto il link per comprare il film, Patreon, mi piace, iscriviti al canale, fate tutto quello che vi pare. Certo è che un'occhiata a questo film io gliela darei, proprio perché comunque siamo di fronte a un'opera particolare, un western che ha ancora qualcosa da dire nel genere western, è qualcosa di originale e interessante, un revenge movie, insomma, fatto coi controcazzi, di quelli che secondo me nessuno si dovrebbe mancare di vedere magari una volta nella vita. Quindi se lo trovate, compratevelo, perché secondo me è un film da possedere. Ripeto, il link è qui sotto. Il film per me è una bomba, nonostante abbia dei difetti, nonostante abbia dei momenti di ritmo secondo me che scivolano via, nonostante la sceneggiatura ogni tanto perda la bussola, la narrazione però no, e questo è merito proprio del regista, del cast e della voglia, insomma, di raccontare una storia classica ma innovativa, sia a livello, più che altro a livello visivo, e proprio come scelta di ambientazione. Quindi a voi questo bellissimo film del 2014, Lo straniero della Valle Oscura, che spero, insomma, vi faccia divertire. Film che comunque per un paio di giorni non mi sono tolto dalla testa, proprio per 3-4 sequenze davvero memorabili.